Ragazze e ragazzi, buonasera a tutti quanti. Questa è la recensione di Whiplash che Vespertini ha visto ieri sera, un film di cui io non avevo idea, di cui ignoravo l'esistenza fino a qualche giorno fa, quando lo vidi nominato su Facebook e ho detto: che cos'è Whiplash? Aggiorniamoci. Whiplash è uscito quest'anno per noi, chiaramente è stato finito nel 2014 e tratta la storia, è una storia totalmente inventata, quindi non è un libro, non è autobiografico, è una storia scritta e diretta da Damien Chazelle, un tizio che non ha nemmeno 30 anni, quindi il film l'ha scritto e diretto lui, anzi no, ha 30 anni quest'anno, Damien Chazelle. Direttore, cioè regista di Whiplash, che è un film che parla di un ragazzo che studia al conservatorio, quindi musica, il cui sogno è di diventare il migliore. L'abbiamo sentita a oltranza questa storia, no? I ragazzi pieni di sogni che vogliono diventare i migliori. Ma Whiplash analizza la voglia di diventare il migliore non tramite lo stile anni 80 e 90, cioè come voglia di vincere, no? Ce lo ricordiamo, Teen Wolf, il protagonista che prende legnate, poi si risolleva e sconfigge i cattivoni, i bulli, e si fidanza pure. No, Whiplash è molto più crudo, molto più realistico, oserei dire quasi angosciante. Iniziamo. Ecco qua, vedo che Whiplash esce in America ottobre 2014, probabilmente da noi infatti è arrivato qualche settimana fa. Si racconta la storia di Andrew, un ragazzo appunto di 19 anni che è nel conservatorio e vuole entrare nella banda più importante del conservatorio. Chiaramente per entrare nella banda devi essere notato dai superpotenti, dai pezzi grossi, quelli che girano per le sale, vedono o ascoltano in questo senso i buoni elementi e dicono: tu vieni con me. Nel film ci viene subito introdotto il personaggio di Fletcher, il pezzo grosso di turno, compositore di successo e adesso direttore dell'orchestra del conservatorio, insomma il super. Se tu suoni per Fletcher sei il migliore. Tuttavia, come vi ho già detto prima, Andrew, per diventare il migliore, deve scontrarsi con l'autorità militare eccessiva, angosciante di Fletcher, perché non sembra più di essere a scuola, sembra di essere nei Marines, nei Navy Seals. Fletcher ti insulta, ti grida contro, ti prende in giro, ti mortifica davanti agli altri. Insomma, diventare il migliore sotto Fletcher non solo è difficile, ma è anche una tortura psicologica. Il film ci mostra una fotografia molto bella, molto precisa, colori a volte caldi e a volte freddi, tipici del jazz, perché Whiplash, che io non lo sapevo, Whiplash è un film sul jazz. Ecco. Incredibile, ma vero, nonostante il protagonista abbia 19 anni e sia un film del 2014, quindi un film nuovo, mentre non me ne vogliate, ma il jazz è roba d'altri tempi. Tuttavia il jazz non è morto. E quindi Whiplash, che è il nome di una composizione jazz fatta da un certo Hank Levy, pare che Hank Levy, il creatore di Whiplash, l'abbia a sua volta scritta per un certo Don Ellis, che è un musicista degli anni 70. Forse Vespertini è ignorante, forse non sa usare internet, ma sembra che non ci sia una data precisa della nascita del componimento Whiplash. Ci fa vedere il jazz come viene interpretato, diciamo, in epoca moderna. Rende moderno una cosa che ha delle radici antiche. Allora, il film Whiplash, come dicevo appunto, la fotografia si presenta a volte fredda, a volte calda, le inquadrature
Una grande nota positiva vanno alle inquadrature, molti particolari, la strumentazione, le valigette, le mani dei suonatori, le bacchette, le mani del maestro d'orchestra, cioè di Fletcher, che si muovono, le espressioni, la sofferenza del protagonista, di Andrew, perché mi rendo conto che suonare la batteria deve essere un grande lavoro di avambracci e di tutto il resto. Tuttavia, magari alcuni di voi potrebbero trovare eccessivamente realistico, oserei dire quindi surreale, questo stile da gestapo, da Full Metal Jacket che Fletcher ha nei confronti della classe. Ora, io non ho mai fatto musica, io non sono mai stato in una classe di musicisti, quindi io non so quanto possono essere severi i maestri di musica. Tuttavia, probabilmente Whiplash spinge un pochetto, un pochino esagera Whiplash, tant'è vero che non ero da solo quando l'ho guardato in compagnia e una persona che era con noi era quasi infastidita dall'eccessiva, potremmo chiamarla, non posso chiamarla cattiveria, ma sicuramente dall'eccessivo comportamento fuori luogo di Fletcher, perché il concetto di Whiplash io l'ho capito, spingere qualcuno, spingere finché non diventa il migliore. Ma quanto è giusto spingere? Qual è il limite da non superare? Perché se io ti spingo troppo, tu potresti anche rinunciare. E quindi quanto io posso spingerti per motivarti senza farti rinunciare? Chiaramente Andrew a casa non viene considerato, perché figuratevi, la musica non è un lavoro. Tutti sono impegnati a chiedere agli altri ragazzi della famiglia che fanno hockey, che fanno football. Sì, andranno in squadra, ufficiale, università, poi chiedono Andrew, e tu con la batteria come vai? Sì, bene, oh che meraviglia! E se ne fregano. Sicuramente Andrew è un personaggio che vorrebbe dare molto, però siamo sempre là, ragazzi. Quanto puoi essere il migliore senza rinunciare al resto? Ecco, io forse magari Vespertini verrà criticato perché cerca di vedere forse troppo a fondo. Ultimamente mi capita di cercare di vedere tutto ciò che è dietro un film, forse anche più dello stesso regista o dello stesso sceneggiatore. Scavare, scavare dietro un film per capire completamente cosa c'è dietro. Quindi io non so se Damien, il regista scrittore, volesse intendere quello che sta dicendo Vespertini, ma io penso quanto è giusto decidere di diventare il migliore senza sacrificare tutto il resto. Per esempio, Vespertini vuole diventare il miglior scrittore italiano fantasy, boom, buttiamolo così alla larga, ma quanto è giusto verso me stesso e verso gli altri che io spinga, spinga, spinga senza mai fremare. E quindi mi ritrovo da solo, ma bravissimo, ma magari frustrato, ferito, depresso, però sono il migliore. Chissà, non lo so, ragazzi. Non sono in questa situazione, quindi ancora non mi interessa. Il film, in conclusione, a parere di Vespertini, merita di essere visto perché è fatto benissimo. Dal punto di vista artistico, Whiplash è bellissimo. Voi mi direte, ma io non sono appassionato di musica, io non sono appassionato di jazz. E io vi rispondo che secondo me, quando si tratta di arte, che è una cosa innata dell'essere umano, quando si tratta di arte, anche il muratore che lavora 16 ore al giorno e che ha la quinta elementare, secondo me anche il muratore può apprezzare l'arte. Quindi ragazzi, anche se non è il vostro genere, anche se il vostro genere è Batman, Tarantino e American Sniper, potrete comunque gradire Whiplash perché obiettivamente, no, oggettivamente,
oggettivamente, no, obiettivamente, obiettivamente fatto benissimo. Vespertini l'ha gradito, gli altri l'hanno gradito, forse potrebbe essere a tratti un po' pesantuccio, perché, ripeto, il rapporto che c'è fra Andrew e Fletcher è aspro, ruvido, ruvido. Ma comunque rimane un bel film. Se siete riusciti a vedere American Sniper, dove comunque sono 2 ore di film dove Bradley Cooper, pieno di steroidi, spara alle persone, potete vedere Whiplash. Andiamo con i rovinatori, che saranno comunque pochini perché la voglio tagliare subito. Whiplash ci mostra un personaggio, un protagonista, Andrew, che è disposto a tutto pur di diventare il migliore. Forse è disposto a troppo. Si fa prendere a schiaffi da Fletcher, non sto scherzando. Si fa lanciare le cose addosso da Fletcher. Si fa insultare da Fletcher. Si fa prendere in giro. Si fa trattare male. Lascia la fidanzata. Tutto questo per Fletcher è il sogno di diventare il migliore. Però, e questo è il rovinatore, rovinatore potentissimo, però alla fine Andrew ce la fa. Quindi ragazzi, alla fine possiamo dire che Whiplash finisce bene, ma la domanda rimane, quanto è giusto che noi spingiamo e sacrifichiamo per diventare il migliore? Anche perché ragazzi la parola il migliore è molto vaga, il migliore. Come si vede nel film, nonostante Andrew all'inizio venga scelto come prima batteria, poi viene sostituito. E quando inizia a perdere colpi, perché non ci sta più con la testa, depresso, frustrato, nervoso, diventa addirittura la seconda riserva. Quindi il primo, il secondo e lui diventa l'ultimo. È passato da primo a terzo, addirittura, no, non diciamo che rischia di suicidarsi, no, però capite, entra in una sorta di vortice anti-musica. Ecco, Fletcher riesce a fare odiare la musica ad Andrew. Alla fine Andrew trova le palle, trova la durezza, riesce a riprendere ciò che era suo, ma a quale prezzo? Nervosismo, depressione, lacrime, lascia la fidanzata, si fa insultare, rischia la vita. Io non so, ragazzi, com'è il mondo della musica. Immagino sia simile al mondo dello sport, al mondo degli attori, no? Del cinema. Però, ragazzi, quello che io ho potuto prendere da Whiplash è questo. Stiamo attenti fino a che punto siamo disposti a spingere pur di ottenere i nostri obiettivi, i nostri risultati, perché non è detto che ottenendo qualcosa, spingendo al massimo, poi non perdiamo una parte di noi stessi. Ci siamo capiti, no, ragazzi? Spingere talmente tanto per ottenere questa penna, spingere talmente tanto, io voglio questa penna. Sono capace anche di rubarla, anche di uccidere per questa penna. E alla fine la ottengo. Ma a quale prezzo? Chiaramente i discorsi di Vespertini sono forse un po' troppo esagerati, perché comunque alla fine Andrew ce la fa. Ce la fa. Ma questo è un film, ragazzi. Nella vita vera, la vita non finisce dopo 1 ora e 49 al cinema. La vita continua. Quindi stiamo bene attenti a quanto spingiamo, a quanto siamo duri, a quanto piangiamo, a quanto ci facciamo picchiare, perché dopo 1 ora e mezza la vita non finisce. E quello che abbiamo fatto in passato potrebbe ritornare a mettersela nel culo e potrebbe farcela questa volta. Quindi quando vediamo un obiettivo che però da raggiungere è troppo duro, forse, non dico che è per forza così, ma forse è l'obiettivo sbagliato. Oppure è sbagliato il metodo con cui lo vogliamo raggiungere, è sbagliato l'approccio, non l'obiettivo. Non l'obiettivo. Alla fine dei conti, Whiplash ti fa venire voglia di suonare, di studiare,
ti fa venire voglia di conoscere Caravan, Whiplash, Double Swinging, tutti questi qua, tutti questi, i tizi, non so chi siano, Hank Levy, appunto, o anche chi è che ha fatto Caravan, Juan Tizzle, Duke Ellington, sono tantissimi, capite ragazzi? Il mondo del jazz è enorme. Miles Davis, Billie Holiday, ce ne sono tantissimi, là fuori c'è un mondo. Alla fine del film, che comunque dura meno di 2 ore, non possiamo neanche dire che sia lunghissimo, alla fine del film ero pieno di musichetta nelle orecchie e andavo per casa facendo, capite? Il film ti mette quell'energia perché la musica non... la musica è fantastica. Alcuni dicono che la musica sia l'arte migliore, perché la musica ti ispira, ti entra nel cervello. Insomma, ragazzi, quindi, se non siete proprio senza anima, se la vostra anima ancora funziona, godetevi un bel film moderno sul jazz, a volte ruvidino, ma comunque un bellissimo prodotto artistico. Da Vespertini è tutto, un bacioccio.